Lo spaventoso fiume di acqua e fango che ha travolto Brindisi nella prima ondata di maltempo vera e propria dopo la stagione estiva ha portato a galla vecchi e finora non adeguatamente risolti problemi della città adriatica. All'indomani dell'alluvione la situazione torna lentamente alla normalità, il sottopasso è diventato un pantano e è stato liberato dall'acqua, così il tribunale e le corsie del Perrino, anche se l'emergenza ciclica in cui si piomba con eventi straordinari di maltempo che potrebbero peraltro ripetersi con l'imminente stagione invernale è particolarmente difficile da fronteggiare. I disagi non sono finiti inoltre per gli automobilisti, perché molte arterie restano chiuse al traffico veicolare. Non si nasconde dietro un dito l'amministrazione comunale, pur sottolineando lo sforzo della Protezione Civile Comunale, della Polizia Municipale e delle strutture tecniche che hanno supportato l'attività dei vigili del fuoco e impedito che il bilancio della giornata di paura a Brindisi potesse essere più pesante. I danni ci sono, non ancora quantificati compiutamente, ma si tratta di danni importanti. È piovuto sul bagnato, però, del non fatto, del fatto non a regola, perché le infiltrazioni hanno reso inagibili scuole già vecchie e bisognose di interventi e le sondazioni del canale Patri è la conseguenza di datate inefficienze negli interventi. E poi abbiamo il problema del canale Patri, che è vecchio di anni. In passato sono stati trovati dei rimedi assolutamente inefficienti e insufficienti, tanto è vero che si è ripetuto l'allagamento anche in questa occasione. Tenteremo di coinvolgere, oltre all'Arneo, la Regione Puglia e tutti coloro che in qualche maniera possono aiutarci a risolverlo questo problema, perché non è da escludere che situazioni di emergenza come quelle di ieri possano tornare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane.